Ciao amici di Dressing Italiano, oggi andiamo a fare una ninfo V e questa volta facciamo una trasformazione della face and tail, però col concetto sempre delle ninfo V che trovate sul blog Dressing Italiano. Allora, prendete un amo della 14 a gambo lungo e una perlina di tungsteno gold del 3,5 in questo caso, ma potete usare anche una perlina del 3, dipende da come volete appesantire la vostra ninfa. Allora, prendete un filo della Vevus del 10 marrone, un marrone comunque che si avvicini al colore della coda di fagiano, e andiamo a fissarlo all'amo. Tagliamo l'eccedenza. Poi prendiamo tre fibre di galloppardo, 3-4 fibre, io ne metto sempre poche, è più una questione secondo me estetica che attrattiva, e andiamo a fissare. Passiamo dietro col filo, così le andiamo ad alzare e andiamo a rivestire l'eccedenza che andiamo a tagliare al filo della perlina. Facciamo qualche giro davanti alla perlina e torniamo indietro. Prendiamo un pezzo di tinsel gold piatto e andiamo a fissare anche lui. Bene, rivestiamo tutta l'incidenza del tinsel. Poi facciamo girare il filo del bobinatore per mantenere il filo abbastanza piatto. Vedete che è bello piatto, così non fa molto spessore dove non deve farlo. E poi andiamo in avanti. Ok. Adesso andiamo a formare il rigaggio avvolgendo il tinsel. Andiamo a fissare, tagliamo l'eccedenza del tinsel e qui chiudiamo per andare a cambiare il filo di montaggio. Mettete un filo della Vevus sempre del 10, questa volta però lo mettiamo bianco, andiamo a fissare nella parte anteriore, tagliamo sempre l'eccedenza, andiamo a creare un piccolo torace, arriviamo circa un po' meno di metà ninfa, al massimo metà. E poi prendiamo del tinsel UV, io uso sempre questo della Vevus, prendiamo una piccola strisciata di tinsel e andiamo a fissare sul torace. Questo serve a rendere un po' brillante, diciamo, il toracino. Adesso fate come fare un piccolo rigaggio. E andiamo a fissare anche lui. Tagliate l'eccedenza. E
anche qui col filo bianco chiudiamo. E tagliamo anche il filo bianco. Prendete un filo Fire Orange della Uni 8/0 e andiamo a creare il collarino. Andiamo a tagliare l'eccedenza, andiamo a chiudere in questo modo. Chiudendo andiamo già a creare il nostro collarino fluo. Andiamo a tagliare l'eccedenza bene a filo. Ora prendete della colla UV e andiamo a rivestire tutta la ninfa. Io uso una colla più morbida per fare questo primo strato. Facciamo girare e la mettiamo a posto anche nel caso con un aghetto. Se ne mettiamo troppa, passiamo vicino alla perlina col dito e la togliamo. Diamo una catalizzata, tenendo la lampada ben vicino, che dopo un po' di ricerche da vari distributori di lampade mi hanno detto che è molto importante comunque tenere la lampada vicino alla colla per far sì che catalizzi meglio. Ora prendete un pennarello rosso marrone. Io uso rosso perché il marrone l'ho finito proprio in questi giorni, ma tanto dà un effetto lo stesso di marroncino. E andiamo a colorare, congiungere praticamente la parte rossa, sì, la parte nera, la parte marrone, scusate, facendo la sacca alare. In questa maniera andiamo, intanto che facciamo asciugare un po' il pennarello, andiamo un'altra catalizzata. Come sempre vi consiglio, se ne fate una piccola serie, di farle tutte fino a questo punto colorando la sacca alare e poi saltate all'altra fino a che avete finito la vostra serie. Dopo la riprendete e gli fate la sacca alare che andiamo a fare adesso con una colla un po' più densa, sempre UV. Andiamo a fare la schiena, sì, la sacca alare. Andiamo una catalizzata. In questo modo così il pennarello sarà sempre più asciutto se lo fate asciugare un po'. Bene. La vostra Pheasantail UV è pronta per andare in pesca. La consiglio come al solito come ninfa quando dovete andare in profondità maggiore in meno tempo. Non va a sostituire assolutamente le ninfe classiche, ma possono dare una mano in certe situazioni di pesca. Spero che vi sia piaciuta. Io colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno e vi saluto. Alla prossima, ciao!